Ah, eccoti. Buongiorno. Ascoltami, Salvo, io e te dobbiamo parlare. Tu a mio fratello lo stai sciupando troppo. Ma scusa, se proprio hai bisogno di qualcuno che ti aiuta per le indagini, ma ci sono io a tua disposizione. Guarda che io ho visto tutte le puntate della Signora in Giallo. Senti, Antonietta, io sto seriamente valutando l'ipotesi di denunciarti per stalking. Poi mi devi fare una cortesia. Non mi devi parlare della Signora in Giallo. Perché? Perché ogni qualvolta arriva la Signora in Giallo succede una disgrazia. Va a fare visita a qualcuno, questo qualcuno muore. Va a trovare un parente, il parente muore. Non è che la Signora in Giallo porta a tasso. Senti, la signora Fletcher non me la devi toccare, ok? Però effettivamente, ripensandoci, hai qualcosa in comune con lei. Eh? Sì. L'arguzia. No. L'intuito. No. Entrambe scassate la minchia alle persone. Sei il solito cafone. E poi perché metti tutto questo zucchero nel caffè? Ti fa ingrassare. Antonietta, io la mattina vorrei prendere un caffè. Uno solo. E poi andare in ufficio, anche perché oggi ho tante cose da fare. Devo verificare il registro degli indagati, ma soprattutto prima di verificarlo, lo dovrei controllare, decifrare, perché tuo fratello non sa scrivere. La scrittura di mio fratello è perfetta. Sono stata proprio io che da piccola gli ho insegnato come si fa la A, la O, la B, la C. La B, la C. Ecco perché non sa scrivere una minchia. Commissario? Mi scusi, le volevo parlare di quel fatto che lei sa. Ah, e comunque il giudice ha detto che abbiamo già tutta la documentazione che ci occorre, quindi... Il giudice? Il giudice. Il caso De Martino, dovevamo... Sì. Chiudiamo questo caso? Sì. Il caffè, non mettere lo zucchero che poi ti ingrassi. Il caso... Il caso De Martino. Mi scusi, ma l'ho vista in difficoltà con quella donna e siccome mi sono trovata anch'io tante volte in una situazione del genere, ho pensato di aiutarla. Tutto qui. Allora questo caffè lo potremmo prendere insieme. E veramente io adesso dovrei andar via. È stato un vero piacere. Vabbè, allora fanne uno di caffè. Uno solo.